Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Video di oggi monobrand totalmente Yves Rocher. Ebbene sì, oggi andremo a creare insieme una full face solamente con i prodotti di Yves Rocher. La vera challenge sta più che nel trovare tutti quanti i prodotti per fare una full face, sta proprio nel fare una full face extra, perché ovviamente cercherò di farla nel mio stile, no? Il fatto è che Yves Rocher è un brand che tende più ad una bellezza naturale, diciamo, e quindi anche il makeup di conseguenza non è assolutamente extra come quello di altri brand. Prima di tutto, raga, scusatemi, ma devo assolutamente tirarmi sui capelli, almeno per fare il makeup, sia perché così, vabbè, ovviamente non mi vanno in faccia, sia perché con le luci puntate davanti, diciamo che non è che faccia proprio fresco. Ecco fatto, raga, tra l'altro devo anche ripassare il colore perché penso che non sia neanche definibile questo come rosso, assolutamente no. Non so neanche come possa essere definito come colore in sé. E tra l'altro, scusatemi se settimana scorsa non sono usciti video, però non sono stata molto bene, quindi non sono riuscita a registrare, cioè niente di grave, però non riuscivo proprio a registrare. Vi anticipo già che ho due jolly che utilizzerò per il primer occhi e per le ciglia finte, raga. Come primer occhi c'era in realtà uno di Yves Rocher, che però non vedo da veramente tantissimo sui cataloghi, quindi penso sia stato soppresso. E ciglia finte, raga, come vi dicevo prima, Yves Rocher non ne ha. Come potete notare, ho già fatto le sopracciglia, vi lascio qui le clip mentre appunto le stavo facendo. Ho utilizzato la Precision Eyebrow Pencil nella colorazione Ultra Brown 05 e sempre della stessa colorazione anche il mascara colorato. Come palettozza oggi andremo ad utilizzare questa, la Lande Ambre. È francese, non so come si pronunci, comunque questo è il nome. Questa è una delle palette in linea permanente di Yves Rocher, non è assolutamente l'unica perché di questo formato ce n'è un'altra tutta sui toni del blu, e ci sono anche due piccoli quad, uno sui toni malva rosati e uno sui toni grigio nero. Io appunto ho scelto questa, sono colorini che di solito utilizzo abbastanza. Come potete notare, la palette non ha uno specchio. Se devo essere sincera, la palette mi sembrava molto più power dalle foto, e uno dei motivi è perché hanno in generale riformulato gli ombretti. Mi hanno inviato questo bianco, si chiama Blank Harmony, e non so se rende, ma è veramente veramente power. Questo ve lo swatcho, questo è veramente bello. Ora non so se andremo ad utilizzare anche questo oggi, in realtà vorrei, perché faccio vedere, ci sono anche ombretti sotto forma di matitone, ad esempio questo, vedete, è super carino, molto burroso. Swatchiamone due o tre giusto per capire un pochino magari che toni utilizzare. Beh, allora raga, scriventi sono scriventi, dai, questo mi piace particolarmente, eccoli qua. Come potete notare, le cialde non hanno nomi, però qua sul retro ogni colore ha il rispettivo numerino. Inizio comunque a prelevare questo aranciato con un pennellozzo da sfumatura. La pigmentazione direi che c'è. Allora raga, direi che non partiamo assolutamente male. Io avevo provato un ombretto di Yves Rocher tipo appena avevo iniziato, era un lilla, ma non scriveva assolutamente niente. Infatti per questo sono contenta che abbiano cambiato la formulazione ed ero molto curiosa di provarli. E devo dire che per il momento questo non sembra male, cioè comunque si sfuma anche bene. Per ora mi sento di approvarlo. Ho prelevato ora il marrone con un pennellino a punta, anche questo ottima pigmentazione. Vediamo un pochino come si sfumano anche fra di loro. Il marrone non è troppo scuro, però mi sembra abbastanza stratificabile, il che comunque può essere anche una cosa a suo vantaggio. Voglio provare più colorini possibili, quindi con un altro pennello abbastanza ampio da sfumatura vado a prelevare il borgogna. Questo tra tutti forse mi sembra quello un filo meno pigmentato, però non lo so, adesso andiamo a provare insieme. E voilà, allora raga, devo dire che top, cioè si sfumano veramente veramente benissimo tra di loro, i colori sono super pigmentati, ottimo rilascio colore, veramente mi hanno stupita in positivo. Spolverano tantissimo, io comunque ho anche un filo pulito la palette, ma cioè come potete vedere il marrone e il borgogna hanno spolverato un sacco. Alla fine il borgogna l'ho applicato per sfumare il marrone e l'arancio, però non mi sembra assolutamente male. Nemmeno lui. Vado con un pennello da sfumatura pulito a sfumare ulteriormente la parte dell'angolo interno. Se sentite dei rumori, come al solito sono le cavie che stanno mangiando la casa commestibile. E vado ora ad applicare gli shimmer. Alla fine credo che utilizzerò questo, più o meno sulla parte più centrale, poi vediamo se andare con, beh, magari questo champagnino nell'angolo interno. Vado col dito perché non è una di quelle formulazioni mega burro, penso che si possano prelevare col pennello, poi comunque proviamo. E voilà,
top. Vado anche un pochino con lo shimmer marrone nella parte finale per andare a creare una sfumatura anche con gli shimmer. E nell'angolo interno vado con lo champagnino. Questo lo applico col pennello. Beh, bomba! Lo applico col pennello, vi dicevo perché. Non ci sarei mai arrivata con il dito. No, dai, forse si prelevano bene anche col pennello. Scherzavo. Proviamo un pochino ad andare a sistemare la situa. No, raga, vi confermo che anche con il pennello si prelevano bene. Vorrei andare ad applicare un pochino anche di questo magari nell'angolo interno, perché questo è veramente dentro dei glitter. Però magari una volta fatta la base, che così non vado a rovinare niente dopo con il correttore. Quindi direi ora di applicare l'eyeliner. Questo è l'eyeliner in penna di Yves Rocher. Ce n'è anche uno in realtà liquido. Ecco qui la punta. Io non sono assolutamente una grandissima fan degli eyeliner con la punta in feltro, perché da quando ho provato quelli con la punta in setole sono la vita, raga. Però devo dire che non è troppo male. Cioè, comunque questa non è assolutamente la primissima volta che lo utilizzo. Anzi, l'ho già utilizzata tantissime volte e è ancora bella scrivente, quindi ci sta. Come vedete, scrive bene anche sugli shimmer. Una cosa che non mi piace degli eyeliner con la punta in feltro è che, non so se percepite, però con certi shimmer, più che altro, vabbè, anche glitter. Sui glitter solitamente fanno molta molta fatica a scrivere, ma sugli shimmer vedete che si porta via un po' di colore. Non è assolutamente venuto il mio migliore eyeliner, perché come vi dicevo, applicarlo mentre si registra non è la soluzione ottimale. Però questo è il risultato, direi top, essendo che appunto l'ho già applicato varie volte. Scrive ancora così. Comunque scrive anche sugli ombretti. Sugli ombretti non l'avevo ancora mai provato in realtà. Quindi nulla, raga, io ora vado a ricreare lo stesso look ovviamente anche sull'altro occhio, e noi ci rivediamo dopo per la base. Eccomi tornata. Io direi che possiamo andare ad applicare insieme mascara e ciglia finte. Come matita vado ad applicare questa, la Waterproof Eye Pencil, nella colorazione nera appunto. Ce l'ho anche in questi colorini super bellini, però con questo look direi che non ci stanno assolutamente. E vado ad applicarla nella rima interna. Come vedete scrive tantissimo. E ora sono in quella superiore, perché sotto andiamo a fare tutto dopo una volta fatta anche la base. E come mascara vado ad applicare l'Intense Metamorphosis. Questo è il best seller attuale. Ha questo scovolino fatto un po' a clessidra ed è un mascara allungante, volumizzante e incurvante. Non so quanto possa rendere perché sotto ho l'eyeliner, però vi assicuro che non è assolutamente male come effetto. Devo dire che io non ho delle ciglia brutte, sono già abbastanza lunghe e quindi su di me funziona più o meno qualsiasi mascara. Allora, devo dire che l'effetto volumizzante non lo vedo un granché. Allungante però direi di sì, e anche abbastanza incurvante. Questo mascara esiste in tre colorazioni: nero, marrone e blu. Ho applicato le ciglia finte, non vi ho registrato questo passaggio perché appunto non fanno parte del brand. E vado ora ad applicare la protezione solare per il viso. Questa è perfetta da applicare prima del make up e non la trovate nella sezione make up, ma nella sezione skincare anti-aging, nella linea Elixir Botanique appunto. Ha esattamente la consistenza di una crema solare. Io questa la applico con le mani semplicemente. Inizialmente resta un pochino appiccicaticcia, la sentite esattamente come una protezione solare classica. A me nel frattempo ha suonato il corriere, quindi direi che possiamo già passare all'applicazione del primer. Questo è il primer attuale di Yves Rocher. Non ho ancora ben capito se ne dovrà arrivare uno anche mattificante, nel caso lo proverò sicuramente perché potrebbe ispirarmi molto. Questo è luminoso, not my cup of tea sinceramente. Però devo dire che non è male. Sapete che io vado sempre a ricercare un finish principalmente matte por filler, e questo non è assolutamente quello che appunto utilizzo di solito, perché è luminoso, iridescente, molto luminoso. Sapete che se vi piace questo effetto andate molto sul sicuro con questo. Sembra di aver applicato un illuminante liquido, magari non di quelli più extra, però insomma. Infatti diciamo che io questo primer l'avevo ottenuto apposta per fare questo video, ma adesso andrà direttamente nel beauty di mia mamma, perché lei ama appunto questo finish. Direi che possiamo passare al correttore. Io utilizzo ben tre correttori di Yves Rocher, ovvero aranciato, quello del mio colore, e contour. Ovviamente questo non è un prodotto per far contouring, è un correttore, però trovo che per fare un contour in crema sia top, perché adesso vedrete come si sfumano bene. Inizio applicando questo arancio. Tra l'altro questi ve li avevo già fatti vedere anche in altri video, quindi vabbè, sapete che sono prodotti che già mi piacciono, che utilizzo a daily basis. Anche soprattutto quando voglio qualcosa di più naturale vado sempre con questo. Lo sfumo con un pennellino a lingua di gatto, picchiettandolo, non tirando mi raccomando, perché così almeno avrete più coprenza. Vado ora con quello
della mia colorazione, che se vi può interessare è rose 200. Invece di questo arancio, ora ci hanno cambiato pack, ok, però sono proprio quelli da color correction, ci sono arancione, giallo, verde e lilla. E vado a sfumare con un pennello molto ampio, anche qua picchiettando, contour in crema, guardate, è mega scrivente, comunque avete visto quanto si sfumano bene? Ovviamente con questo esce un contour caldino, però direi che ci sta bene perché il look occhi non è assolutamente dei più freddi. Guardate, direi che siamo prontissimi per andare ad applicare il fondotinta. Io utilizzo le Radieux nella colorazione anche questa rosé 200. Sapete, io non metto mai tantissimo fondo in generale, qualche discromia, ma fortunatamente non ho una pelle così disastrosa, perlomeno in questo periodo. Non preoccupatevi se l'effetto del contour in crema va a svanire un pochino. Ovviamente lo riapplicheremo poi con le polveri, però mi piace comunque, cioè, vedete, un pochino si intravede, va a dare un po' di base, dopo lo si va ad enfatizzare. Vado ora a settare con la cipria in polvere libera, questa è la Translucent, e vado a fissare il mio contorno occhi. È un odore, raga, questa cipria, quindi se vi danno fastidio le profumazioni, direi che fa assolutamente per voi. Visto per bene i lati del naso, mentre con un pennello più ampio vado sul resto del viso. Mi piacciono queste ciprie translucide, appunto perché non vanno ad alterare i colori di fondotinta, correttori. Non mi sembra la cipria della vita, nel senso, io ora l'ho applicata con il pennello, non so se magari con la spugnetta potrebbe avere un altro finish, però non mi sembra assolutamente una cipria levigante, mi sembra opacizzante, punto. È la prima volta che provo questo prodotto perché è appunto di mia mamma, e quindi diciamo che ho colto l'occasione per provare anche nuovi prodottini. Passiamo ora alle polveri viso. Io vado ad utilizzare questa palettina che è un trio contenente terra, blush e illuminante. Anche qua, come potete vedere, non c'è uno specchio, bensì una guida che vi dice come appunto andare ad applicare le varie cialde. Questa era una limited edition, però le cialde che contiene sono Capucine per il blush, Palais Léger per la terra, anche qua non so se l'ho pronunciato male, sicuramente sì, e Petal per l'illuminante, che sono colorazioni che appunto singolarmente trovate in linea permanente. La terra è super calda, buona, a me piace come effetto, ed ecco il blush, anche questo super carino, illuminante, che solitamente avrei applicato con un setting spray, che però non abbiamo, ma so che arriverà a breve, dovrebbe arrivare anche il setting spray di Yves Rocher. È molto carino questo illuminante, devo dire, è rosato, quindi chiaramente devono piacervi gli illuminanti rosati. Finiamo questi occhietti, vado ad applicare la matita che ho applicato nella rima interna superiore, anche in quella inferiore. Avevo portato anche questa nella colorazione prune delle matite temperature. Dai, andiamo ad applicare questa, potrebbe starci anche abbastanza bene. Vado ad applicarla anche un filo sotto perché voglio sfumarla e utilizzarla come base per l'ombretto borgogna di prima. Poi magari vado a intensificare la rima interna con quella nera. Ho fatto questa cosa anche con un look sul fucsia che ho fatto recentemente e devo dire che non mi è dispiaciuta. Cerco di sfumare con un pennellino abbastanza morbido e con un pennello pulito vado a sfumare. Vado a intensificare col nero la rima interna. Mascara e voilà! Direi che siamo pronti per l'angolo interno. Vado quindi con questo matitone a farmi, diciamo, una base. Wow, è mega mega scrivente. È super morbido come prodotto. E come tutti i prodotti di Yves Rocher fatti così, sotto hanno anche il temperino. Vado ora con un pennellino a penna a prelevare questo bellissimo colorino e lo tampono sopra il bianco appena applicato. Non so sinceramente quanto possa effettivamente star bene con il resto del look, perché questo è super freddo, il resto è super caldo, però ci tenevo davvero tanto a farvelo vedere. Voilà, no, non ci sta effettivamente troppo bene, però va bene, dai. Fatemi andare un attimo con quello di prima. Siamo giunti al momento delle labbra. Abbiamo questo che è un matitone beige nude, sinceramente, cioè non penso neanche che possa starci bene con questo look. È abbastanza trasparentino in realtà, è un pelo aranciato, quindi no, non mi fa assolutamente impazzire. Anche questo l'ho tenuto giusto per il video, ma finirà subito nel beauty di mia mamma, che penso che a lei possa piacere. Il profumo è buonissimo, c'è un profumo, raga, che top. Ho portato anche questi due rossetti, in realtà sono lo stesso prodotto in due colorazioni differenti, una è una mini size e una è una full size. Yves Rocher ha anche tantissimi rossetti in stick, io ne ho un paio rossi, mia mamma ne ha un po' rosati, però direi che non è questa la situa, cioè magari rosso potrebbe anche starci, però
oggi credo di voler andare ad utilizzare questo. È un rossetto liquido, vi dico già raga che è super transfer. In pratica è come applicare un rossetto in stick, però in formato rossetto liquido. Il pro è che appunto con questo applicatore sarete molto più precisi. Anche questo raga ha una profumazione divina. Il colore è bello pieno, ha un colore raga bellissimo secondo me. Io sapete amo queste tonalità. La cosa che mi fa un po' desistere dall'utilizzarlo in giro è che un colore così scuro che non si setta, non mi fa stare propriamente tranquilla. Ecco, io sono più team rossetto liquido che si fissa. Però vabbè raga, se vi piacciono queste formulazioni ve lo consiglio tantissimo, perché a parte che la profumazione è buonissima, ma poi le colorazioni sono molto molto belle. Sulle labbra è molto confortevole, comunque dura abbastanza per essere creamy. E boh, cioè in generale trovo sia molto molto bellino. Vado a togliermi tutte spille, spillette, tutto quanto. E nulla raga, questo è il look terminato. Io direi che alla fine siamo riusciti a creare anche qualcosa di abbastanza extra, qualcosa abbastanza nelle mie corde. Sono molto contenta di ciò. Alla fine la palette non mi ha delusa per niente, anzi devo dire che anche e soprattutto gli opachi top, bellissimi, super pigmentati, si sfumano benissimo. Come vi dicevo spolverano un pochino, ma ciò non va assolutamente ad intaccare la qualità dell'ombretto in sé. Come vi dicevo inizio video, ho voluto utilizzare un primer che appunto ho utilizzato come uno dei due jolly, semplicemente per il fatto che io il primer lo utilizzo di default su tutte le palette, quindi non mi sembrava corretto andare a testare questa senza, cioè perché mai, se tutte le altre le testo con, questa la dovrei testare senza. E nulla raga, io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi ricordo inoltre di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!